Io voglio bene alla mia squadra. E il mio bene della mia squadra deve essere il bene di tutti. Non riesco più a poter vedere Allegri sulla panchina della Juventus. Prima di iniziare il video, l'app di OneFootball nel primo commento, scaricatela perché è la migliore app del calcio. E quindi fatelo adesso. Trovo ingiusto. Trovo ingiusto per il bene dei miei colori, della mia pelle, dover continuare su questa linea. Ci sono rimasto. Dopo ieri sera, vedere con tanta cattiveria e con tanta forza far trasparire il messaggio che Allegri sarà il nostro allenatore il prossimo anno. Io voglio, ve lo chiedo comunque, anche se so qual è la vostra opinione, qual è la vostra idea riguardo. Vi chiedo nei commenti qual è la vostra idea su Allegri, ma io già la so. Io vi chiedo se la penserete come me a fine video, un like, un'iscrizione al canale, se vi va. Siamo quasi 100.000 juventini, ne mancano 15.000, che poi alla fine non sono così tanti in questo YouTube di oggi. Non sarò qui a sparare solo merda, in uno stato confusionale, a caldo, fatto un po' sbollire la situazione. Perché è un momento delicato e spero che più persone possibili possano capirmi. Non mi interessa, non baderò a. Non andrò leggero, utilizzerò le parole giuste per descrivere ciò che è successo ieri sera, però nei limiti. Io riconosco ad Allegri il merito di aver riportato la Juventus dopo l'esperienza di Conte a livello delle top europee. Di fatto siamo tra le migliori 8. Uscite, ma siamo tra le migliori 8. Lo siamo stati anche l'anno scorso. Più volte siamo stati tra le migliori, due, arrivando in finale, quindi ad un passo. Riconosco che prima di Allegri la Juventus in Europa non era quella che si era non si era costruita la fama. Con Conte si era costruita la voglia di tornare a vincere in campo nazionale, con fame, cattiveria, una Juve affamata. La Juve affamata che doveva imparare a mordere la preda anche in Europa. E a piano a poco ci siamo riusciti con Allegri, con le vittorie in terra europea, nelle trasferte, andando sempre avanti, raggiungendo, come ha detto lui, gli ottavi con una squadra che però mano a mano, ogni anno, da quando Conte se n'era andato, diventava sempre, e dico sempre, più forte. A mano si è vista sempre meno, però, mancare l'idea di gioco. Di squadra. Ho visto sempre più una Juve che con il passare degli anni ha sempre più sentito la mancanza di quella fame, di quel cuore di Conte. Ogni anno andava avanti un qualcosa, ma scendeva un altro. Andava avanti la qualità del giocatore, il campione del mondo, il campione del mondo Khedira, il campione del mondo Matuidi, il campione di tutto Cristiano Ronaldo. Siamo arrivati a fare passi da gigante. Molti dicono che ogni anno alla Juventus, in ogni Champions, mancava sempre qualcosa. Quando mancavano i terzini contro il Barcellona nel 2015, quando mancavano dei centrocampisti nella Juventus del Bayern Monaco del 2016, quando mancava un centrocampo nel 2017 contro Real Madrid, quando mancava quello che vi pare con il Real l'anno scorso e quando mancava oggi che cosa? Cosa ci mancava realmente per non poter passare il turno? Io do tutti i meriti ad Allegri, tutti, tutti, le percentuali di vittorie che ha, senza guardare a come le ha ottenute, perché alla fine diciamocelo chiaramente, qualsiasi allenatore che arriverà al suo posto in campionato potrà solo fare peggio. Però il fatto, cari amici miei, juventini o non, noi quanto lo festeggeremo sabato il campionato? Quanto? Come il primo? Come il secondo, il terzo e il quarto? Sempre meno, vero? Sempre meno. Questo stradominato. Quindi non c'era più un ostacolo, non c'era più questa scusa, sono arrivati gli infortuni e li lasciamo da parte. Io lo ringrazio Allegri, so cosa ha fatto, lo ringrazierò, è stato un pezzo importante di questa Juventus, però se il pezzo da pagare, il prezzo da pagare sarà il prossimo anno una Juve con una mentalità diversa, con un gioco diverso e forse.
Se il prezzo da pagare fosse uno scudetto perso, per come lo festeggeremo purtroppo sabato, anche se andrebbe comunque lodato l'ottavo scudetto consecutivo, ben venga. Ben venga chiunque, non ho nomi, non ho richieste, non so chi voglia o meno accettare questo incarico difficile. Accetterò tutto quello che ne potrà conseguire, percentuali più basse di vittorie. La gente va capita. Volete il bene di questa squadra? Allora cambiate questo allenatore. Ha fatto quello che poteva fare. Non si può lasciar veder partire molti giocatori da questa stagione solo perché abbiamo questo allenatore, che secondo me toglie la voglia ai giocatori di qualità di giocare a calcio le partite, di far portare allo stadio il tifoso che si fa una traversata di chilometri per vedere una vittoria sporca e non vedere una bella partita di calcio, ma vedere più gol di testa che di piede. Ragazzi, gli ultimi gol nelle ultime tre partite di Champions, anzi, qua dagli ottavi ai quarti la Juve non ha fatto un gol di piede se non su calcio di rigore. È grave. È grave. Vuol dire che la Juventus non è riuscita con i propri piedi a imporre un'azione valida per il gol. È vero, l'Ajax ha segnato uno di questi di testa e l'altro sul rimpallo, ma quanti gol avrebbe potuto farci ieri sera? La Juventus che ha tenuto il pallino del gioco per i primi 30 minuti sorprendendo l'Ajax. Li abbiamo surclassati, non se lo aspettavano. La Juve è famosa per essere la squadra che te la mette sul piano fisico, che aspetta, riparte e sa far addormentare la partita. Questo l'Ajax è abituato e si è preparato per gestire la partita così. Per 30 minuti l'Ajax era a spalle al muro perché la Juventus stava imponendo il gioco contro una squadra che lo crea il gioco ed erano fermi immobili. Come abbiamo fatto 1-0, ci siamo fermati, ci siamo adagiati sugli allori pensando che bastasse da quel momento in poi solo difendere e ripartire. Da lì in poi la Juventus ha smesso. E non è così che si affronta una partita. Se vuoi avere un'identità di gioco, attacchi dal primo all'ultimo, puoi decelerare, ma non puoi smettere di fare gioco. Non puoi smettere di rinunciare al gioco. Non sarà facile chiedere questo a un allenatore. Non sarà sicuramente facile riuscire a trovare un equilibrio. Però io ne voglio il bene della Juve, ne voglio il bene di giocatori come Dybala e di Ronaldo, che adesso si parla anche di possibile partenza. Io credo poco, io credo che adesso Ronaldo risponderà in cuor mio con dei tweet, con delle stories, con un post su Instagram spiegando che ci siamo tutti sentiti deboli, ma Ronaldo ricordiamoci che non ha mai vinto la Champions, la sua prima esperienza con la sua squadra. E anche nei primi anni a Real Madrid non riuscì a arrivare ai quarti, se non sbaglio, in semifinale, perché lui, Ronaldo, è dal 2011 che va praticamente sempre in semifinale con le sue squadre. Quando le ha vinte sempre le Champions, quando è arrivato in finale, quando è arrivato in semifinale. E quindi Allegri è un bene del calcio, è un bene per Ronaldo, è un bene per tanti giocatori. Il tuo tempo è giunto. Hai fatto tanto, sono stati 5 anni buoni. Perché dire brutti non è un insulto. Mi ricorderei quanti allenatori hanno fatto nel passato peggio di lui, che se la squadra quest'anno era veramente forte, però basta. Io non so voi, non voglio far partire hashtag Allegri out, dico il mio da influencer, dai, di circa quasi, dai, quasi 100.000 juventini. Vediamo chi la pensa come me, se volete iscrivermi al mio pensiero, aderire al mio pensiero, basta vedere qui sotto l'iscrizione un like, un commento con quello che avete da dire a riguardo. Io la penso così. Lo ringrazio. Sei toscano come me. Sei simpatico il giusto. Sei simpatico il giusto nelle tue interviste che puntano sempre a far capire quanto la vittoria sia più importante di ogni altra cosa. Però tutto quello che è successo ieri sera, quando tu mi parlavi che ci sono i giocatori più forti in campo che fanno la differenza ed è un piacere vederli giocare singolarmente. Quando mi parli che non ci sono schemi, quando mi parli di che non ci sono tattiche,
è la tua visione del calcio, io ti auguro che tu possa esprimerla in Inghilterra. Sarò molto curioso, magari se dovesse prenderti un club importante, vedere come magari quel club riuscirà, ma chi lo sa, magari tu te ne andrai in un altro club e vincerai la coppa. E io magari sarò qua a rifare un video e dirti che avevi ragione te. Ma per quanto mi riguarda, la tua ragione non è il mio bene, non è il bene della mia Juve, non è il bene dei miei giocatori, non è il bene dei miei tifosi, che a questo punto ti ringraziano, ma vogliamo qualcosa di diverso. Bello.